600.000 euro occultati al fisco nel settore degli affitti turistici rivolti prevalentemente all'estero. La Guardia di Finanza di Arezzo negli ultimi mesi ha messo nel mirino 30 società, particolarmente in Valdichiana e in Valtiberina, specializzate nell'affitto di case e ville destinate a turisti stranieri. Gli immobili erano anche pubblicizzati su internet in diverse lingue. Dall'incrocio delle banche dati disponibili presso il comando provinciale e l'utilizzo combinato di tecniche di analisi sono saltati fuori i 600.000 euro sommersi e non dichiarati. Si tratta di attività che fanno vera e propria concorrenza sleale alle strutture alberghiere. Sono ormai circa il 72% dei posti letto totali e in passato presentavano alti tassi di evasione che nel tempo si sono ridotti pur ancora con qualche falla, come dimostra questa ultima operazione. Questo tipo di alloggi meno convenzionali rappresentano il 72% dei posti letto e in passato presentavano alti tassi di evasione che nel tempo si sono ridotti pur ancora con qualche falla, come dimostra questa ultima operazione. Un settore, quello turistico, in grande crescita nel 2018, la provincia di Arezzo ha fatto registrare una crescita dell'11,2% di arrivi in provincia rispetto all'anno precedente. Ecco dunque, alla luce di questi numeri, come diventa fondamentale garantire la massima trasparenza e correttezza di chi opera nel settore della ricettività.